Nell'età umanistico-rinascimentale, la corte dei signori degli stati regionali, Roma, Firenze, Mantova, Napoli, solo per citarne alcuni, diventa il centro principale dell'elaborazione della cultura. I principi consolidano il loro prestigio e il loro potere trasformandosi in mecenati, ossia promotori della cultura e delle arti. Si circondano di artisti e incoraggiano in ogni modo la fioritura delle arti. Nasce una vera e propria civiltà di corte, fondata sulla raffinatezza dei costumi, sul culto della bellezza e di un ideale di armonia ripreso dai classici. Una delle principali corti italiane del tempo fu senz'altro quella dei Medici. A Firenze si era imposta la signoria dei Medici grazie a Cosimo il Vecchio, che operando con grande abilità e discrezione in modo da esautorare progressivamente le istituzioni comunali, preparò l'ascesa della propria famiglia nella città, la quale divenne, sotto i suoi successori, culla della cultura e delle arti. L'apice del prestigio mediceo fu raggiunto con Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, che salito al potere nel 1469 dimostrò grande interesse per la letteratura in volgare, contribuendo allo sviluppo della cultura umanistica, sentita come mezzo per affermare il prestigio di Firenze in Italia. Sensibile mecenate, fu protettore di importanti intellettuali e artisti, tra i quali Sandro Botticelli.